Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video! Qua c'è la sigla, ok. È da tantissimo che non pubblico un video su YouTube, infatti sono qua per scusarmi, lo so, cercherò di essere più costante. Domani parto e non posso dirvi dove, però magari cerco di fare un vlog dei video per poi mettere su YouTube se vi fa piacere. Comunque, oggi è il compleanno di mio papà, infatti come potete vedere dal titolo, gli ho organizzato tutta una sorpresa e anche un regalo, un viaggio dei suoi sogni. Quindi io vi lascio qua, nella clip che adesso vedrete, tutta una caccia al tesoro che abbiamo organizzato così vedete com'è andata e poi il viaggio poi alla fine lo scoprirete. Diciamo che è stato abbastanza bravo, a parte un inceppo, però ecco, se l'è cavata molto bene, non me lo aspettavo. Ora basta spoiler. Comunque vi starete chiedendo se il compleanno è oggi, ovvero il 1° febbraio, perché la caccia al tesoro l'avete fatta prima? Perché mio papà oggi è andato via per lavoro, non lo vediamo. Infatti sono molto triste. Tanti auguri papà se stai guardando questo video, ti amo. È già partito, eh? Mi raccomando, registra bene. Ok. Allora, abbiamo organizzato una caccia al tesoro. Non è proprio una caccia al tesoro. Questa sera dovrei essere un po'... No, Giselle, ce la su con me. Dovrei risolvere dei rebus, delle cose, ok? Ok, iniziamo dal primo. Dovrai comporre una parola. Ok. Vai. Sì, sono qua. Sono qua. Quante lettere sono? Secondo me sei più intelligente di quanto pensavo. Dai, ma come hai fatto subito? Niente ragazzi, ha già indovinato, quindi passiamo alla fase successiva. Devo farglielo più complicato? Tu mi hai detto no, farglielo semplice, invece devo farglielo più complicato. Pensavamo tutti male, mi dispiace. E invece ci stupisci papà, ci stupisci. Allora, aspetta che devo controllare se è quella giusta. Ok, dato che comunque hai completato il primo step, questo è il premio, diciamo, che è un biglietto del treno. Ok? Ovviamente si parte da Rovigo, però la destinazione è sconosciuta. Ora dovrà scoprirlo tramite un rebus. Cioè, mi sono pure impegnata. Ok. Non cercare di vedere cosa c'è. No. Ah. Ok. Ok. Questo qua è il rebus del... dei bambini delle elementari. Non lo capisci tu? No. Come no? Adesso vediamo in quanto tempo. L'hai disegnato tu? Sì. Ma pensavo Giselle. No. Pensavo che sei disegnato Giselle. Non sai che è una roba? A fantasia, non lo so, non ti posso dire, io non ti posso dire la pasta asciutta, quella era un portarotta. Io non ti posso dire che cos'è, devi arrivarci tu, devi completare, infatti, insomma, in base a quello che vedi negli altri. Un portarotta alimentare. Ah, ok. Questo qua è la destinazione? Sì, è la destinazione del biglietto. Ma e questo qua cos'è questo? Ma Sara, gli aiuti da casa non vanno. Ma tanto io non lo so. E questo è il tuo disegno, quindi potrebbe essere come... Ma papà, cioè, prova. Ma se non vede com'è il disegno, cioè, beh, come non vede questo, questo qua è un occhio. Beh, ma scusa, glielo dico io a sto punto. Devi indovinarlo tu, eh. Tra un po' lo indovina la Giselle. Una ruota, un occhio. Ok. Un uovo di Pasqua. Non è un uovo di Pasqua. È un ananas. Dai raga, sembra o non sembra un ananas? È voi da fantasia, vabbè, comunque. E questa qua è una bandiera? No. Che cos'è? Una zappetta. Ma no! Non è una zappetta. È un martello. Ma quello per spaccare la linea. Martello. Occhio al martello. Occhio al martello. Occhio al martello. Come funzionano i rebus? Sì, ma non riesco a collegare. Dai papà. Ruota. Occhio. Non ha capito come funziona. Allora. No, non sai fare i rebus. Ah beh. Come no, raga? Raga, è semplicissimo. Ma lei comunque, lei
era la destinazione del biglietto. Bisogna questa. Leggerlo comunque da sinistra a destra. Sì. Oh, io non so oggi. Ma no, no, è giusto così. Da sinistra a destra. Sì, l'hanno messa d'occhio. Ma che vuoi uno bravo che... Ma dai che sto facendo finta sto qua. Ma ti giuro anch'io non lo so. Ma come no? Ragazzi. Mai fatto. Ragazzi, è la cosa più semplice dell'universo. Sì, allora anche qua, secondo me che va. Occhio alle gomme estive. Occhio alle gomme estive. Spiego come funziona il rebus. Ovviamente a te, perché sei tu che devi risolverlo. Devi, in base al simbolo, la lettera iniziale del simbolo compone la parola. R. R. Ah, ro. Roma. Sì, bravo. Con tanto aiuto. Sì, no. Guarda che funziona così, sai, me l'ha detto Gianluca a me. Ciao Gianci. Ok, allora, adesso che hai risolto, diciamo risolto il rebus. Non è finita qua. C'è un altro biglietto. Un altro rebus, no? No. Questo è un altro biglietto che, come potete vedere, le destinazioni sono sempre censurate, quindi non si vede. Quindi da Roma ora devi scoprire dove si va. Ah, perché ho capito. Quindi sono tutti... Perché non è la destinazione Roma. No, non era la destinazione. Eh? All'aeroporto di Roma, col treno. No. E dopo dall'aeroporto trova Venezia. No. Allora. Ti torni in casa? No. Si parte da Rovigo, col treno si va a Roma e da Roma si va in un posto. È un aereo. Che lo dovrai scoprire? Maldive. Chi è che l'ha detto? Ma va, sei... Te volessi? No, regalo per tua mamma. Ma non è vero! Ma no, non è quella. Adesso vieni e lo scoprirai. Esatto. Allora, devi andare in camera della Giselle. Vai. Dai, dai. Vieni, Gisi. Devi aprire. Questo? Sì. Ah, questo. Ah, vabbè. Che cos'è? Sabbia Dubai. Quindi dove si va? Dubai. Ok. Aspetta, c'è. No, quello non conta. È le istruzioni del... Allora, questo qua è... portafoglio. Ah, crema solare. È ovvio, è perché l'ultimo... 50. Cos'è successo l'ultima volta che siamo andati a Dubai? Questa è 30 porto mamma. Cos'è successo l'ultima volta che siamo andati a Dubai? Sai come ho bruciato bene. Ok, ora che sei stato tanto tanto bravo, ti meriti una fetta di torta. Grazie. Quindi andiamo a mangiare la torta. Peccato che hai indovinato. Sì, veramente, vai. Troppo bravo. Troppo bravo. Vai. Ok. Guarda che bravi che siamo stati. Abbiamo organizzato la caccia al tesoro, la torta. E perché ti abbiamo detto che la torta era così bella, estetica? Perché... Eh beh, ovviamente. Come c'è scritto? Prepara la valigia. E andiamo. Andiamo dove? Abbia cattiva qua, eh? Eh sì, eh. Aspetta. Maldive. Maldive. Guarda che bella però la torta. Vero? Bellissima. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Mua, vi amo.